Benvenuti al decimo episodio del Break News. Oggi ci sono anch'io e parliamo dei dinosauri. Dato che abbiamo visto che vi è piaciuto, parliamo dei dinosauri della seconda parte. Ovviamente con la nostra inviata Amethyst, ovviamente lei non manca mai perché è la parte più importante, come fa a mancare Noame? E quindi iniziamo subito. Qua abbiamo il Carnotauro. Carnotauro bisogna pensare alla carne. Cioè pure io penso alla carne. Quindi, allora, il Carnotauro, che in latino si dice Carnotaurus, infatti significa toro mangiatore di carne, letteralmente questo nome. È un genere estinto di grande dinosauro teropode, avvelisauri. Vissuto nel Cretaceo superiore circa 72 milioni di anni fa in Argentina e Sud America. Il nome scientifico è Carnotaurus. La lunghezza varia dai 7 metri e mezzo ai 9 metri e il peso dai 1400 ai 2100 kg. A me, secondo te, questo che da che potrebbe, cioè, adesso a quale animale potrebbe riferirsi? Senti, quale animale discendente sono le? Ragazzi, secondo me questo assomiglia molto ad un tirannosauro, da quello che vedo in foto. Quindi potrebbe essere un discendente dei rettili come per esempio la lucertola. La faccia un po' magari può assomigliare alla lucertola. Oppure potrebbe essere, non lo so, tipo una forma del serpente, perché a me sembra il colore, no? È vero, anche quello. Se lo sapete voi, ditecelo! Ok. Poi, passiamo avanti con il tricerato. Vabbè. Questo lo conoscete, però il nome non lo pronunciamo per niente. Allora. Triceratopo, giusto? Sì. Ok. Questo assomiglia più o a una mucca o a un toro. Boh. Allora, ragazzi. Il triceratopo sicuramente è uno degli altri dinosauri più conosciuti dopo il T-Rex. Il nome scientifico è Triceratops. L'altezza varia dai 3 metri più o meno ai 4 metri. Poi la lunghezza varia dagli 8 ai 9 metri. Il peso dai 6.000 ai 12.000 kg. E la velocità può raggiungere 32 km orari massimo. Beh! Allora, secondo me è discendente o dell'elefante o del toro. Secondo me è più dell'elefante. Adesso ragazzi, ci stavo pensando. E passiamo avanti. Ah no, ah, aspetta, secondo te che discendente, che di che può essere questo animale? Che discendente può essere? Secondo me assomiglia in tutto e per tutto al rinoceronte. È vero, pure il rinoceronte, è vero. Infatti, perché la forma del corpo, poi col fatto della cosa lì, e quindi mi sembra proprio un... È vero. Allora, Ame, ci sei? Sì, adesso ci sento, prima non mi... Adesso possiamo passare al Magliasauro. Questo Magliasauro sembra un po' deformato. Oppure è un tipo un discendente del cammello, perché sembra c'è una gobba. Allora, la Magliasaura era un dinosauro erbivoro vissuto nel Cretaceo superiore del Montana. Il nome scientifico è Magliasauro crebetoa. L'altezza è più o meno di 2,5 metri. Il peso dai 3.000 ai 10.000 kg. Abbiamo la prima testimonianza fossile che si trova nei paraggi di Santoniano, una città. Interessante. Secondo me somigliano più a un cammello, perché se è tipo una certa di gobba hanno. È vero questo. Potrebbero essere discendenti dei cammelli, non lo sappiamo questo. Secondo te? Sì. Secondo te di che discendenti dovrebbero essere? Allora, dalla forma un po' della testa, sì, possono sembrare dei cammelli, dei dromedari.
Ok. Adesso passiamo al opatosauro. Ok, allora. Il nome scientifico è Apatosaurus ed è un genere estinto di dinosauro sauropode apatosaurino vissuto nel Giurassico superiore 152-151 milioni di anni fa. Dell'Oklahoma e negli Stati Uniti. Il nome scientifico vi ho detto è Apatosaurus, la lunghezza varia dai 21 ai 23 metri, ha il peso che varia dai 16.000 ai 22.000 kg e la velocità 21 km orari. Ragazzi, secondo me sono un po' lentini, come, cioè, pensando che sono tanto veloci, sembrano molto veloci, però sono abbastanza lenti. 20 km, 30 km. Secondo me potrebbe essere è un discendente di quella. Visto, ti ricordi nell'episodio scorso che c'era quell'erbivoro? Ah, sì. Potrebbe essere un discendente di quello un po' più cambiato, che adesso diventa carnivoro, poi diventa erbivoro e diventa giraffa. Può essere, perché ha un collo davvero molto lungo, ragazzi. È vero, è vero. Quindi secondo te che potrebbe? Secondo me può somigliare ad una giraffa, come hai detto tu, ma in realtà non ci sa. Cioè, queste sono teorie che facciamo noi, non si sa se davvero questi animali si sono trasformati in altri animali che pensiamo noi, quindi, però diciamo che sembra appunto una giraffa dal suo collo lungo. Infatti. Adesso passiamo all'iguanodonte. Questi sembrano dei cuccioli di T-Rex e a me quelli. Questi mi hanno. Cioè, sono inquietanti per me. Cioè, mi hanno sempre inquietato. No, davvero! Sì, tipo, immaginarti di trovare, tipo, una manga di questi, tipo 4, 5, 6, che ti rincorrono. Ma che fai? Cioè, tipo, immagini. Sì, ma secondo me tutti i dinosauri se ti rincorrono sono mostruosi. Sono pure mostruosi, esattamente. Perché sì, hanno le zampe dietro grandissime e quelle davanti sono tipo mani. È vero. Vabbè, quindi spiegaci di più su questi iguanodonte. Allora, ragazzi, il suo nome scientifico è Iguanodon ed è un genere estinto di dinosauro ornitopode. Iguanodonte vissuto nel Cretaceo superiore 126-125 milioni di anni fa in Belgio, Spagna e forse altre località dell'Europa. Può raggiungere i 10 metri d'adulto e i 3 metri di altezza, sempre d'adulto, invece di lunghezza 10, e il peso varia dai 4.000 ai 5.000 kg. Ok. Aspetta, secondo te a che potrebbero, cioè, di che discendenti sarebbero questi? Allora, ragazzi, non so se sto dicendo una cavolata, però secondo me assomigliano molto a delle anatre, perché con questo fatto del muso, cioè, sembra proprio un becco, non vorrei. È vero, sembra un'anatra. Oppure tipo un è un mix tra un'anatra e un coccodrillo, e un coccodrillo. Ah, come quella della puntata scorsa. Infatti. Potrebbe essere quella della puntata scorsa che poi, come ho detto prima, si è avuto dei discendenti. Può essere, ragazzi. Potrebbe essere. Allora, andiamo avanti con l'Oviraptor. L'Oviraptor fa proprio paura, cioè. Ragazzi, tradotto dall'inglese, l'Oviraptor è un genere di dinosauro Oviraptor che è vissuto nell'Asia durante il periodo tardo Cretaceo. I primi resti furono raccolti in Mongolia nel 1923 e l'altezza può raggiungere dai 90 ai 150 centimetri, quindi ragazzi è proprio sono piccolissimi, cioè, sono più piccoli delle formiche a momenti. E la lunghezza massimo un metro, proprio massimo un metro e mezzo. Il peso appunto è come un bambino normale, tra i 25 e i 36 kg. Mi ha sorpreso, ragazzi, però c'è da dire che
detto che più le creature sono piccole, più corrono. È vero, è vero. Comunque, secondo me, questa assomiglia più a un'iguana, cioè potrebbe essere il discendente più di un'iguana. Allora, sì, tu secondo me, ma col fatto che tiene un uovo, assomiglia molto ad una gallina. Infatti, sulla ricerca che ho trovato io, c'è proprio scritto discendente gallina, quindi è 100% quello. Ah, quindi è discendente della gallina. Guarda, sì, se lo vedo adesso neanche assomiglia a una gallina. Un po' sì, diciamo. Solo per le uova. Solo per le uova. No, ma un po' pure per la faccia, il becco. Cioè, non so se un po' vedi, però... Con il becco sembra un'aquila. Ma non lo so. Giusto un po' il collo. Cioè, è la parte sotto. Però io ho trovato tipo delle foto, che perché io ho fatto molte ricerche, e c'è proprio lui sembra una gallina. Se tu prendi il corpo della gallina, in realtà è proprio una gallina. Magari un po' deforme. Vabbè, potrebbe essere discendente della gallina. È vero, sì. Oggi terminiamo il 10° episodio. Vi chiediamo di iscrivervi a questo canale e l'altro canale. E adesso sentiamo l'opinione di Ametis. Secondo te cosa ne pensi di queste creature, Ame? Allora, secondo me è davvero sorprendente che queste creature nello stato di oggi si siano evolute così tanto. Quindi questa cosa mi ha davvero sorpreso. E anche se le nostre teorie non sono giuste, un po' assomigliano agli animali di oggi, però ovviamente in forma molto più piccola. Poi, voi ovviamente per vedere chi sono discendenti ascoltate la scienza, non noi. Però sulle ricerche che abbiamo fatto potete ascoltare anche noi, perché sono ricerche prese da dei siti scientifici. Sì. E quindi ovviamente iscrivetevi se volete vedere nuovi episodi sui dinosauri, eccetera. E niente, da me e la nostra inviata Ametis, arrivederci!